dalla tomba di Sant'Agostino di Pavia giunga a tutti voi il nostro saluto. Il 28 di agosto è il giorno della festa del Santo Padre Agostino, perché in questo giorno, nell'anno 430, ha terminato il suo cammino qui sulla terra. Agostino morì all'età di 76 anni a Ippona, città della Numidia, nell'attuale Algeria, ma la sua tomba è qui a Pavia, perché i Longobardi nell'anno 724 con il loro re Longobardo Liutprando lo hanno trasferito qui nella loro capitale. Da allora questa basilica di San Pietro in Ciel d'Oro è il luogo dove è sepolto il grande vescovo e dottore della Chiesa Agostino. Noi insieme con la diocesi, la città, la provincia e tutto il territorio ne celebriamo la festa in maniera solenne. Il 24 agosto sarà l'arcivescovo Monsignor Vincenzo Di Mauro, vescovo di Vigevano, ad aprire l'arca di Sant'Agostino. Verranno utilizzate le famose quattro chiavi, una posseduta dal priore degli Agostiniani, l'altra dal vescovo della città, una dal sindaco e una dal capitolo della cattedrale. L'arca viene aperta e le reliquie di Sant'Agostino vengono mostrate ai fedeli. Le reliquie sono contenute ancora nella urna d'argento dell'VIII secolo. Poi il vescovo di Pavia, Monsignor Luigi Tosi, nel 1833 le introdusse in una piccola urna dorata di cristallo. Sono 225 frammenti dell'intero scheletro di Agostino, come dice la ricognizione fatta l'ultima volta in maniera scientifica all'epoca del Papa Leone XIII. La festa di Sant'Agostino è proprio centrata sul venerare le sue reliquie, nel ricordare la sua memoria. Il Comitato Pavia Città di Sant'Agostino ha però anche preparato il programma culturale, che sarà soprattutto un grande concerto d'organo il 27 agosto dopo cena del maestro Jean-Claude Guidarini, la visita guidata alle memorie agostiniane di Pavia, non solo di questa basilica ma anche ai musei civici. La visita sarà sabato 27 agosto alle 10 del mattino ed è completamente gratuita. Nel programma culturale ci sarà anche la banda musicale di Binasco, che allieterà la festa nel pomeriggio qui nella piazza di San Pietro in Ciel d'Oro, nel pomeriggio del 28 agosto. La diocesi di Pavia con il suo vescovo Monsignor Giudici verrà qui a celebrare l'Eucarestia il 28 agosto mattina alle ore 9, perché Sant'Agostino insieme con San Siro è patrono della nostra città e della nostra diocesi. Il priore generale dell'ordine, padre Robert, celebrerà l'Eucarestia alle ore 11, mentre il momento più solenne, il pontificale, sarà presieduto dal cardinale Attilio Nicora. Noi vogliamo, come sempre, onorare la memoria di Agostino, perché siamo convinti che lui può dare molto al mondo di oggi, al mondo della cultura, al mondo dei giovani. I giovani saranno in Spagna a metà agosto per la giornata mondiale dei giovani con il Papa Benedetto XVI. Ebbene, proprio il Papa ci dice che Agostino ha una grande attualità, può essere un buon compagno di viaggio per tutta la nostra società, nella ricerca del bene comune, nel saper unire la ragione e la fede, nel saper cercare insieme le strade per un mondo più giusto e fraterno. Ecco, proprio dalla tomba del Santo Padre Agostino, l'augurio e il saluto di ogni bene a tutti voi.